Bene, cari amiche e cari amici, siamo a Civitanova Marche nel primo match in attesa del main event questa sera, il campionato italiano fra Charlie Metoponek e Federico Scinina. Partiamo con il primo match. All'angolo rosso abbiamo Marta Coloziei e all'angolo blu Alessia D'Alfonso. Vediamo cosa succede. Siamo alla categoria 54 kg. Veloce lì. Sono tutte e due in postazione ortodossa. Vai, spinta. Un po' più alta mi sembra Alessia D'Alfonso. Poi dopo questi primi due minuti vi leggo un po' il passaporto delle ragazze. Via, accorci. Si stanno studiando con il jab. Bene, è arrivata con il jab Alessia. Marta Coloziei e del team della BCC. Adesso all'angolo dritta, Marta Alessia. Sta tenendo il centro ring Alessia. Jab, lavora con il jab. Jab, si deve avvicinare, si è avvicinata Marta, non partono i colpi di Alessia, si stanno ancora studiando, siamo nelle fasi di studio. Ecco lì all'angolo, è partita Alessia, una buona scarica di Alessia. Marta, un sinistro di Alessia, ha preso Marta Coloziei della Boxing Club Castelfidardo. Mentre la Alessia è della Ivanco Box. Arbitra il signor Fabrizio Longarini. Break, passa indietro ragazze. E il tempo scorre. Lavora col centro. Adesso ancora un sinistro. Adesso manutenzione per l'Alessia, si è spostato il caschetto sotto l'occhio vigile del referee Longarini, viene rimesso a posto il caschetto e si riparte, manca pochissimo alla fine di questo primo round. Ancora un quel destro, bene, quel gancio ancora, bene quelle. Ancora al corpo Alessia, bene la Marta con quel destro, lo ha portata alle corde. Adesso piede perno di Alessia e finisce il primo tempo. Cari amici, siamo arrivati al secondo tempo di questo primo match qua a Civitanova Marche. Marta Coloziei, canotta rossa contro Alessia D'Alfonso, canotta blu, siamo alla categoria 54 kg. Primo tempo, c'è da giudicare un... Va bene, adesso la Marta, dicevo primo tempo, un pochettino in vantaggio l'Alessia. Adesso vediamo Marta se riesce a recuperare. Ancora bene, adesso incalza Marta che deve accorciare la distanza. Alessia, lei bene, quel destro di Alessia, deve accorciare la distanza Marta. Bene ancora, bella scarica, piede perno, viene via Alessia, deve rientrare, parte e Marta, che vi ricordo è stata medaglia di bronzo ai campionati italiani. E sta incalzando bene ancora l'Alessia, adesso qui alle corde, buon momento, brave ragazze, stanno dando vita a un bellissimo incontro. Lavora con quel sinistro, parte con il destro anche la Marta. Buono il buono il colpo, bene ancora Marta. Bene, adesso quel gancio destro di Alessia. Marta che ha 14 anni, 10 match, 4 vittorie e 6 incontri persi. L'Alessia è più grande, 2 anni più grande, 18 match, 6 vittorie, 11 incontri persi ed un pari. 2 anni di differenza fra le ragazze. Bene ancora Alessia. Sotto. Alessia lavora sotto, bene Marta, e stanno per scadere gli ultimi 10 secondi, bene gli ultimi 10 secondi di questo bellissimo primo match qua a Civitanova Marche. Bene, così siamo arrivati al terzo ed ultimo tempo di questo primo match.
Marta Colozier contro Alessia D'Alfonso, Carnotta Blu. Siamo in una postazione rimediata quest'oggi, non è la solita postazione che ci può permettere di effettuare dei video fatti bene, bene la Alessia. Vi ricordo che la Marta nel 2023 ha effettuato 8 match, bene in questo momento l'Alessia, però la Marta in casa l'ha portata lì alle corde, è venuta via, e anche nel 2023 per Alessia D'Alfonso ci sono stati 8 match. Adesso sta scattando bene quel destro sotto quel gancio, brava, bene, buon momento di Marta, non ti devi buttare Marta. Il referì la ripresa, ganci larghi di Marta, attacca Marta, porta le corde Alessia, vedo che sta respirando bocca aperta Alessia, deve recuperare, sono gli ultimi secondi di questo, fuori un gancio, bene Alessia con quel diretto destro, bene Marta con quel diretto destro, adesso ancora fasi scoppiettanti di questo primo match, è tutto al femminile, bene, ancora Marta fuori misura Alessia, acido lattico per Alessia, non partono più i colpi in catena cinetica, le ragazze sono stanche ma Marta è lì, la porta alle corde, bene per Marta, quel gancio destro di Marta, Marta Kolozyev. E stanno per sedere gli ultimi 10 secondi di questo primo affascinante primo round, bene ancora Marta, sta incassando Marta, ragazze è finito il match, e adesso aspettiamo il verdetto e, come dico sempre, lasciamo ai giudici l'ardua sentenza. Lasciamo che si guadagnino la pagnotta, i giudici, vediamo Longarini, sta prendendo i cartellini dai giudici, li passa al commissario di gara, Gabriele Fradeani, legge Gabriele Fradeani, le passerà alla ring announcer. Aspettiamo il verdetto, cosa succede, noi ci mettiamo in favore di... ragazze, vediamo un po'. Vince questo incontro al punto.